motivo proprio delle difficoltà economiche. E questa mattina il Signore vi dice: prendete me sulla barca, fate salire me, fate salire la parola di questa mattina nella barca del vostro cuore. Lui è colui che calma le tempeste. Questa tempesta sta per finire, voi darete testimonianza di come questa parola porterà pace tra di voi e un tempo di calma, un tempo prolungato di pace dopo questa tempesta che come famiglia state attraversando. Noi vi benediciamo da Trento con amore nel nome prezioso di Gesù. Shai bene sei adoro Tonia di Diata Sali e Bebenessa Ai adorti adesso Avia te tosse ne te coi benessuati Kail taia baba babas Ai al dolio gor 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 setolo. Qualcuno viene guarito da un problema di ernia iatale, un problema della chiusura dell'esofago, di problemi di bruciore, di ernia iatale, di reflusso nell'esofago, nella parte alta dell'apparato digerente. Il Signore mi fa vedere come in una lastra, in bianco e nero, questo esofago infiammato e questo problema, questa strozzatura, questo acido che risale verso la bocca, che tu sia guarito nel nome di Gesù in questo momento. Grazie Signore, grazie per quello che tu fai attraverso i doni dello Spirito Santo, ma principalmente attraverso la grazia. Grazie per come stai toccando persone questa mattina. Semplicemente credilo. Abbiamo iniziato questa mattina profeticamente. Io ti dico che se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Il Signore non ti chiede altro che di credere. Semplicemente credi. Grazie Signore. Grazie per come la tua parola questa mattina verrà ancora a portare vita, luce. La tua natura a impartire vita, rivelazione e trasformazione. A operare miracoli, Signore, nella nostra vita e nella vita di quanti ancora sono lontani. Nel nome prezioso di Gesù ti benediciamo, Signore, come tuoi figli, con onore, con devozione, con amore, con gratitudine. Nel nome prezioso di Gesù. Amen. Avete dormito? Avete ruminato la parola di ieri sera? Amen. Questa mattina termineremo, poi avremo... quale occasione migliore per vivere la cena del Signore, visto che parliamo di pane? E vedrete, sarà un tempo straordinario, sarà un tempo ancora di preghiera, di ministrazione, dove pregheremo anche gli uni per gli altri e continueremo a pregare anche per i fratelli che sono da casa. Ieri sera ci siamo fermati, se andiamo al primo passo, Marcello, grazie. Vi ricordate quando Gesù ha fatto sedere la folla? E non solo l'ha fatta sedere, ma l'ha ordinata in gruppi multipli di 5, in gruppi di 50, esattamente come nel Vecchio Testamento il Signore portò fuori il popolo di Israele dall'Egitto, non come dicevo si vede nei film. A proposito, voglio sottolineare, non ho niente contro i film cristiani, non ho visto The Chosen, ma lo vedrò, perché me ne hanno parlato troppo bene e quindi lo vedrò, ma non ho niente contro i film cristiani, che alcuni mi hanno detto no, ma The Chosen è bellissimo. Amen, ci credo, è uno strumento, so che il Signore sta usando in ogni parte del mondo e che possa essere usato per toccare soprattutto i cuori dei lontani. Dicevo solo che probabilmente non questo, ma altri film danno a volte delle immagini che sono un po' la tradizione, no, di questi apostoli un po' vecchiotti, un po' attempati. Non guardate me perché io sono giovane. E invece erano dei ragazzi, avete visto, solo Pietro e Gesù pagano la tassa in Matteo 27. E lo stesso Dio che portò fuori il popolo dall'Egitto è colui che nutre il popolo qui. Lo stesso Dio. E al verso 11, eravamo rimasti al verso 10 se vi ricordate, è scritto che Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie, ripetete con me queste parole in giallo. Dopo aver reso grazie. Distribuì ai discepoli e i discepoli alla gente seduta, e lo stesso fece dei pesci quanti ne vollero. C'è così tanto in questo verso che lo riporterò più volte.
La prima cosa che voglio farvi notare è che Gesù rende grazie. Ora noi abbiamo purtroppo spesso una mentalità impastata di religione. Vediamo un Gesù mistico dire oh grazie Padre, poi... No, Gesù ha ringraziato semplicemente Dio, ma c'è una cosa interessante qui da scoprire. Ricorda questo, tante rivelazioni della scrittura sono in ciò che la scrittura dice, tante rivelazioni della scrittura sono in ciò che la scrittura fa capire ma non dice espressamente. Voglio farvi notare una cosa, Gesù qui sta ringraziando il Padre per poco. C'è una folla di circa 10-15 mila persone e ci sono soltanto 5 panni e 2 pesci e due discepoli si sono lamentati che la provvigione era poca. Gesù non solo non si lamenta, ma ringrazia il Padre per poco. L'uomo si lamenta per il poco. Gesù ringrazia per il poco. E questa è una cosa fondamentale da comprendere. Ecco perché la Bibbia dice onora il giorno del poco. E Gesù ringrazia il Padre per il poco. Vedi, la logica di Dio è profondamente diversa dalla logica dell'uomo. A volte gli uomini si accostano a Dio con la loro logica, ma la logica di Dio è completamente diversa da quella dell'uomo. Si lamenta per il poco davanti al grande bisogno. Gesù ringrazia il Padre per il poco davanti al grande bisogno. E poi li distribuì ai discepoli. I discepoli e la gente seduta lo stesso fece dei pesci. Guardate, vai avanti. Al verso 23 di questo capitolo, facciamo solo un passo in avanti, si racconta l'episodio del giorno successivo. Quindi passano 24 ore, il giorno dopo molte barche vengono da... Perché quando si magna, è la stessa molla che spinse il figlio minore a tornare alla casa del padre, lo stomaco. E siccome avevamo saputo che c'era pane e pesce per tutti, molte barche arrivarono dove Gesù era. Voglio farvi vedere cosa dice Giovanni. Dice che il giorno dopo altre barche intanto erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Guarda, di tutto il miracolo Giovanni riprende una cosa sola. Non mette l'accento sulla moltiplicazione. Non mette l'accento sul miracolo, non mette l'accento sulle persone sfamate, mette l'attenzione sul ringraziamento. Il miracolo della moltiplicazione viene dal ringraziamento. È così potente questo. Dopo che il Signore aveva reso grazie, qual è stata la chiave del miracolo? È stato il ringraziamento per il poco. E qui tu hai una chiave straordinaria per la tua vita. Ogni volta che tu hai davanti troppo poco per il bisogno, ringrazia tuo papà. Amen. Mentre l'uomo tende a ringraziare per il bisogno soddisfatto, la logica di Dio, vi ricordate ieri che ho detto, Gesù mette alla prova Filippo in questo, quello che voleva fargli capire è Dio fa tanto con poco. Amen. Amen. Il Signore non ha bisogno di grandi cose, non ha bisogno di grandi persone, ha bisogno di piccole persone. Qui c'è un piccolo ragazzo che ha poco pane e dei pesci piccoli, upsarion, vi ricordate? Non grandi pesci, piccoli pesci. Cioè ci sono tutte le situazioni, un ragazzo piccolo, paidion. Gesù ringrazia per il poco. E Giovanni registra il giorno dopo che questa è stata la chiave del miracolo. È il luogo dove Gesù aveva reso grazie. Puoi immaginare, nessuno di noi farebbe questo. Noi diremo il luogo dove i pani si sono moltiplicati, perché l'uomo è attirato dal grande, il luogo dove migliaia di persone sono state sfamate, il luogo dove i pesci si sono moltiplicati, il luogo dove abbiamo... No, Giovanni registra il luogo dove... E io amo questo, non Gesù, ma il Signore. Amo questo. Quando Giovanni chiama Gesù, il Signore, pochi cristiani lo chiamano così. Si sente parlare tanto di Dio, 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 e si sta andando verso una deriva gnostica, perché Dio è tutto e non è niente. No, Gesù è il Signore, il luogo dove il Signore aveva reso grazie. Questo ci vuol dire lo Spirito Santo, la chiave di questo miracolo è stata ringrazia per il poco. Quando impari a ringraziare per il poco, quel poco seme si moltiplica nelle mani di Cristo. Amen? Vai avanti. Guarda qui, Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli
e i discepoli alla gente seduta lo stesso fece dei pesci quanti ne vollero. Voglio farvi vedere qual è stato il principio con cui il Signore ha distribuito questi pani, come è avvenuto il miracolo. Vai avanti. Nel Vangelo di Marco si parla di un'altra moltiplicazione dei pani. Sono due le moltiplicazioni dei pani. La prima è registrata in tutti e quattro i Vangeli, quella che stiamo vedendo noi, Giovanni 6, Marco 6. Ma nel Vangelo di Marco c'è un dettaglio che il Vangelo di Giovanni non dà, ecco perché ci sono quattro Vangeli. Ed è scritto che Gesù prese i cinque pani e i due pesci, alzato gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli affinché li distribuissero alla gente. E divise pure due pesci fra tutti, fin qui ci siamo. Ma guardate cosa aggiunge Marco. Tutti mangiarono e furono sazi e si raccolsero 12 ceste piene di pezzi di pane e di resti di pesci. Nella traduzione italiana si perde una cosa straordinaria, perché la parola ceste, 12 ceste, nel testo originale greco è dodeca kofinon, e kofinos è una delle parole con cui nel greco si indicano le ceste, ce ne sono almeno 4. E questa è una cesta particolare, vi faccio vedere che tipo di cesto è. Vai avanti. Okay, grazie. Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli, discepoli alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci quanti ne vollero, non quanti lui ne volle. Noi spesso abbiamo l'immagine di un Dio che dà quanto lui vuole. E questo fa parte della mentalità religiosa. Eppure guarda, se tu ti accosti con attenzione alla scrittura, la scrittura verso dopo verso butta giù tutte le fortezze mentali che mostrano sempre un Dio tirchio. Mentre Dio è un Dio di libera generosità. Ma per poterla ricevere devi rinnovare la tua mente. Sai perché? Perché la Bibbia dice che ognuno di noi, ascolta qui, può ricevere in base alla sua capacità. Non capacità nel senso di bravura, ma capacità come si intende per un recipiente. Tu puoi riempire un recipiente per quanto è capace, fino a loro non puoi riempirlo più. Così ognuno di noi ha una capacità, una predisposizione a ricevere. Quanto tu sei predisposto a ricevere, tanto tu riceverai. Volete un esempio? Guardate come il Signore, il principio con cui Dio lavora. C'è un miracolo nella vita di Eliseo, in cui Eliseo va a casa di una famiglia in cui il padre aveva contratto dei debiti. Abbiamo imparato ieri sera mai fare debiti, e a motivo di questi debiti stavano per venirsi a portare via tutto. A quel tempo, se avevi debiti e non le pagavi, diventavi schiavo, e una volta schiavo rimanevi schiavo. Eliseo arriva in una situazione disperata in cui questa famiglia non ha più niente. Eliseo chiede: che cosa hai in casa? Ascolta qui, quando il Signore chiama Mosè lo trova in un deserto davanti a un pruno, vi ricordate? A fare il pastore, aveva lasciato tutto quello che era il suo tesoro in Egitto. Lui era cresciuto con tutti gli onori, con tutta la potenza e la ricchezza dell'Egitto. Aveva lasciato tutto, non perché era pio e religioso, ma perché aveva ucciso un egiziano e stava scappando. E il Signore lo trova povero in canna, e non lo chiama nella reggia del faraone, lo chiama nel deserto e gli dice: che cosa hai in mano? E l'unica cosa che Mosè aveva a mano era un bastone da pastore. E con quel bastone lui ha percosso il Nilo, e il Nilo è diventato sangue. Con quel bastone ha colpito le acque del Mar Rosso e le acque si sono aperte. Dopo qualche capitolo di Esodo, quello non viene più chiamato il bastone di Mosè, viene chiamato il bastone di Dio. Il Signore prende il tuo poco e lo fa diventare il suo tanto. E così Eliseo va da quella donna e dice: che cosa hai in casa? Dice: abbiamo soltanto un vasetto d'olio. Dice: vai dalle tue vicine, manda tuo figlio dalle vicine e raduna quanti più vasi puoi. È interessante perché nel testo ebraico il vasetto che avevano in casa era un vasetto piccolo ed era quello che si usa per condire. Avete presente quello che hai nella dispensa? Quando Eliseo la manda a prendere gli orci, non usa quel termine, usa il termine orcio, cioè vai a prendere dei barili e non prenderne pochi. Wow! Quanto è diversa la mentalità di Dio. E è scritto che mentre versavano l'olio si moltiplicava affinché
furono pieni. Quando l'ultimo fu pieno, Eliseo disse: portane un altro, sono finiti. E l'olio si fermò. La provvigione di Dio viene quanto è grande la tua disponibilità a ricevere. Ecco perché prima di ricevere tu devi ascoltare la parola, perché la parola cambia la tua mente verso Dio. Dio dà lo spirito senza misura. I cristiani continuano a parlare di doppia porzione. Di doppia porzione. La doppia porzione di spirito. Siccome Eliseo ricevette doppia porzione, vedi, questo è un esempio di come prendere versetti acrai dalla scrittura e applicarli così. Siccome Eliseo ha ricevuto una doppia porzione dello Spirito Santo rispetto a Elia, il motivo è semplice, perché Elia ha fatto 5 miracoli, Eliseo ha fatti 10. Ci sono delle cose logiche nella Bibbia, non è una doppia porzione, ha fatto il doppio dei miracoli. Inoltre, tutti i miracoli di Elia sono miracoli di giudizio, invece i miracoli di Eliseo, tranne uno, sono tutti miracoli di grazia. Allora, siccome Eliseo ha ricevuto la doppia porzione, anche noi vogliamo una doppia porzione di spirito. Io non voglio la doppia porzione di spirito, perché Giovanni Battista di Gesù ha detto che lui dona lo spirito senza misura, perché devi limitare Dio. Nel nuovo patto non c'è limite allo spirito. Sapete perché gli risvegli scoppiano negli Stati Uniti e non in Europa? Ve lo siete mai chiesto? Ad Esbury sta scoppiando un risveglio, in altre università si sta diffondendo. E subito arrivano quelli a dire: Gesù sta per tornare, mio Dio. I risvegli ci sono da 2 anni. Grazie a Dio per i risvegli. E non è che come succede qualcosa Gesù sta per tornare. Gesù sta per tornare, nessuno lo sa. Gloria a Dio che c'è un risveglio in alto negli Stati Uniti. Ma perché scoppiano negli Stati Uniti? Perché là c'è un'atmosfera spirituale? No, perché hanno la mente con il Vangelo dentro. Noi in Europa abbiamo la mente con la religione dentro. E lo Spirito Santo si muove quanto l'uomo dà la possibilità di muoversi. Amen. Negli Stati Uniti, con tutti i loro limiti, ma hanno una visione sana di Dio. Vedono un Dio grande, vedono un Dio generoso. Noi in Europa abbiamo l'idea di un Dio tirchio, di un Dio che dà gocce, massimo la doppia porzione. Io sempre ho detto: Signore, non voglio la doppia porzione, io voglio tutto quello che tu hai per me. Amen. Sai come si chiama questa umiltà? Non orgoglio. Perché la vera umiltà è quella che sa di aver bisogno di Lui. Amen. Più di ogni cosa. Amen. Noi non possiamo fidarci di noi. Abbiamo bisogno di Lui. Questo vive per grazia. Amen. Quanti ne vollero. È meraviglioso. Puoi immaginare che Dio vuole benedirti quanto tu ne vuoi, perché questo è ciò che Gesù ha fatto. Se permetti al Signore di cambiare la tua mente, è possibile. Amen. Quando furono saziati? Quando? Continuò il pane finché furono pieni. Wow! Ovviamente c'è chi si sazia con poco e c'è chi si sazia con... Non tutti hanno fame allo stesso modo. Non tutti hanno fame della parola di Dio allo stesso modo. Ognuno ha fame in un modo diverso. Disse: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Posso dirti qualcosa? Nessun bisogno più, ma nemmeno nessuno spreco. Amen. È importante questo. Nessun bisogno, ma nessuno spreco. A volte quando il Signore dà in abbondanza è importante saper gestire la benedizione. Vedi, quello che dicevamo ieri sera, non è importante solo che il Signore ci benedica con l'abbondanza. È importante avere la saggezza per gestire l'abbondanza. Giuseppe ebbe questa saggezza. Durante i 7 anni di prosperità, ammassate nei granai per i 7 anni di penuria. Quando il Signore ti benedice, non cominciare a buttare via il denaro per cose inutili. Impara a mettere da parte qualcosa. Amen. Guardate la logica. Gesù vedeva il pane moltiplicarsi in abbondanza, eppure ha detto: nemmeno un pezzetto deve andare perduto. Guardate la logica di Dio. Amen. Essi quindi li raccolsero e riempirono di nuovo 12 ceste, dodeca cofinos, con i pezzi dei 5 pani d'orzo che erano avanzati a quelli che avevano mandato. Adesso io vorrei che tu per un secondo ti immaginassi la scena e ti immaginassi queste ceste. Riesci a immaginarle come tu le immagini? E adesso ti farò vedere come erano in realtà. Vai avanti.
In Marco capitolo 8 Gesù parla delle due moltiplicazioni dei pani quando sono già avvenute. Guardate cosa dice: avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, e non vi ricordate quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene dei pezzi raccoglieste? Essi risposero 12. Adesso la seconda moltiplicazione: e quando spezzai 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi raccoglieste? Essi risposero 7. Ok, in questi due miracoli la parola cesta è diversa. Nel primo, che è quello che stiamo vedendo noi, di Giovanni 6, la prima moltiplicazione dei pani, 5 pani e 2 pesci, la parola è kofinos. Sapete cosa vuol dire kofinos? Kofinos, la parola kof è una radice mediterranea che si trova anche nell'ebraico, kop. Kop indica qualcosa di circolare, di tondo. Kofinos in greco è un cestino da frutta che si tiene in una mano. Non è una cesta, è un cestino di vimini. Questo è kofinos. Posso dirti qualcosa? Quando Gesù ha iniziato a dividere e moltiplicare i pani, ha scritto li dava ai discepoli e i discepoli li davano alla folla. Ora immaginate la scena: i discepoli vengono con questi kofinoi e lui li mette dentro il loro vano. È talmente piccolo che devi continuamente tornare da Gesù. La volontà di Dio è che tu torni continuamente dal Signore, non che tu riceva una volta e per sempre. Erano costretti, pensate che meraviglia, erano costretti a dare quei pezzi e poi ritornare da Gesù, poi dare i pezzi e poi ritornare da Gesù. La cosa più importante è ritornare sempre da Gesù, non ricevere una volta. Ecco perché Gesù ha insegnato a pregare: dacci il nostro pane. Ed ecco perché la manna scendeva ogni giorno, perché tu torni sempre dal Signore. In questo modo il tuo cuore non si legherà mai al pane, ma si legherà sempre a Gesù. Amen. Invece nell'altra moltiplicazione la parola è spiuridon, che è il genitivo plurale del verbo della parola spiuris. Spiuris è la cesta che si mette sulle spalle, grande. Sapete dove si trova la parola spiuris nel Nuovo Testamento? Vai avanti. In Atti 9, 23-25, quando Paolo si converte sulla via di Damasco, lui inizia subito a predicare e lo vogliono uccidere. Ed è scritto che parecchi giorni dopo i giudei deliberarono di ucciderlo, ma Saulo venne a conoscenza del loro complotto. Essi facevano persino la guardia alle porte, giorno e notte, per ucciderlo, ma i suoi discepoli lo presero di notte e lo calarono dalle mura dentro una cesta. Lì la parola è enspiuridi. Perché? Perché Paolo dentro di sé ha il pane per i gentili. Torna un attimo indietro e ti faccio vedere una cosa meravigliosa. La prima moltiplicazione dei pani avviene in Betsaida. Vi ricordate ieri sera? Betsaida è terra di Israele. La seconda moltiplicazione dei pani, 7 pani e pochi pesciolini, avviene nel territorio di Gadara, dove Gesù ha liberato il Gadareno. Quella è Galilea, cioè la terra di gentili. Il primo miracolo avviene è vicinissimo, ok? È come da qui al paese accanto, però Betsaida è Israele. Gadara, dove avviene la seconda moltiplicazione, è terra di gentili. Perché? Perché Dio è lo stesso che benedice Israele e benedice i gentili. Però voglio farti notare una cosa: perché sono 7 i pani? Perché 7 erano le nazioni dei gentili al tempo di Gesù. E Paolo viene calato nella cesta che viene usata per la moltiplicazione seconda, cioè quella nel territorio dei gentili. Perché? Perché Paolo dentro di sé ha il pane, il Vangelo che avrebbe portato a noi, ai gentili. Amen? Vai avanti. Guarda, 5 pani e 2 pesciolini hanno sfamato 5.000 uomini. 7 pani e pochi pesciolini, quindi più di 2, hanno sfamato 4.000. 5 pani e 2 pesci, 5.000. 7 pani e pochi pesci, 4.000. Dio fa più con meno. Con 7, 5.000.
con 7 pani e un po' di pesci, quindi quanti? 12, 13, ha sfamato di meno. E questo è il principio. Dio fa più. Applicazione pratica. Fratello, c'è una situazione difficile. Dobbiamo pregare forte. Avete mai sentito? Nel greco è pregare forte. Cosa vuol dire pregare forte? C'è la preghiera forte e poi c'è la preghiera debole. Allora, per le situazioni difficili c'è la preghiera forte. Fratello, dobbiamo pregare forte. Non esiste preghiera forte. Ascolta, di per sé la preghiera non è niente. È colui a cui va la preghiera, che è onnipotente. Ma noi abbiamo delle idee che dove c'è più bisogno bisogna fare di più. Invece il Signore ti dice no. Per me è molto più facile, dove c'è un gran bisogno, avere meno a disposizione. Volete un esempio? Quando Gedeone deve affrontare Madian, lui si presenta con qualche centinaio di soldati e il Signore guarda e dice troppa gente. Rimanda un po' di persone a casa. E poi dice, fai scendere le persone all'acqua, ti dico quale rimandare e quale tenere. Tutti quelli che berranno l'acqua come la lecca il cane, li metterei da parte. Quelli che invece portano la mano alla bocca per bere, mandali a casa, non mi sa. È strano. Io avrei detto, scegli quelli più forti, scegli quelli più coraggiosi. No, devi scegliere quelli che bevono leccando l'acqua del fiume come la lecca il cane. C'è un motivo. Perché nel Nuovo Testamento il verbo adorare in greco si dice proskynein. E proskynein alla radice, pros che vuol dire verso, e kynein che viene da kyuna, cane. Proskynein è quando il cane lecca l'acqua dalla tua mano. Questo è il verbo adorare. Quello che il Signore voleva dire è: non ho bisogno di guerrieri, ho bisogno di adoratori. Amen. Noi siamo i guerrieri dell'Eterno. Il Signore ti guarda e ti dice, benissimo, vai in fede. I cristiani vogliono sentire. Hai visto quel apostolo che si vede quello inginocchiato con la spada e lo scudo, no? Il cristiano che è un crociato quello. Non è che i crociati hanno fatto delle cose nella vita. Noi abbiamo questa idea. Mentre il Signore vede i suoi figli come Davide. Davide si veste con l'armatura, vi ricordate? Si mette l'armatura di Saul, io immagino, come Fantozzi con i ferri da stiro. E poi a un certo punto dice, a lui mi serve questo. E così sono i figli di Dio. Non ci servono anni. Ci serve solo la fede in Lui. Amen. E il Signore dice, Gedeone, prendine solo 300. Perché 300 nell'ebraico rappresenta la vittoria di Dio. E scegli quelli che leccano l'acqua, cioè gli adoratori. E un giorno Gesù disse alla Samaritana, in Giovanni 4, il Padre cerca adoratori. Ascolta, adoratori non vuol dire che c'è musica e che tu stai con le mani alzate, questa è una dimensione dell'adorazione ed è ottimo. Ma nella Bibbia adorare è qualcosa di più. Nella Bibbia adorare è una vita per Lui. In qualunque cosa fai, quello è un adoratore. Amen? Vai avanti. Gesù quindi prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli. I discepoli alla gente seduta, lo stesso fece dei pesci quanti ne vollero. Mi aiuti un attimo a fare una spiegazione a due. Guarda, lì c'è un pane, prendi un attimo un pane. Guardate come è accaduto il miracolo, qual è la logica di Dio. Dividilo. Gesù spezza il pane, ok? Nel momento in cui Gesù spezza il pane cresce. E poi vengono i discepoli con i cofinoi e prendono il pane dalle sue mani. E quando loro prendono il pane dalle sue mani, il pane ricresce nelle sue mani, il pane si moltiplica. Posso dirti qualcosa? Nella logica di Dio. No, non ho finito. Dividere è crescita. E sottrarre è moltiplicazione. Ascolta, ciò che il mondo chiama sottrazione, Dio chiama moltiplicazione. Nella sottrazione, il pane si moltiplicava quando loro lo toglievano dalle mani di Gesù. Il pane si moltiplicava nelle sue mani. E loro lo toglievano, e il pane si moltiplicava. E loro lo toglievano, e nelle mani di Gesù il pane si moltiplicava.
tutto ciò che nel regno di Dio perdi, per Dio è moltiplicazione. Ogni volta, grazie, ascolta qui, ogni volta che tu sottrai del tempo alla tua vita per la causa del regno, si sta moltiplicando il tuo tempo. Ogni volta che tu togli da ciò che hai per dare agli altri, si moltiplica la tua prosperità. Questo è qui che volevo arrivare in questo insegnamento di questi due giorni. Questo è il principio dello spirito di moltiplicazione. Nel mondo ciò che dividi diminuisce. Amen? Se tu hai 4 e dividi, viene 2 e 2. Se tu dividi quei 2, viene 1. Più tu dividi e più diminuisce. Nelle mani di Gesù, più lui divide, più cresce. Wow! Nel mondo, più sottrai, se tu vai al bancomat e cominci a prelevare, prova domani a vedere se trovi il doppio. Ma nel regno di Dio, ogni cosa che viene sottratta si moltiplica. Ecco perché Gesù ha detto: date e vi sarà dato. Chi annaffia sarà pure innaffiato, perché nella logica del regno dalla sottrazione viene la moltiplicazione. Ascolta, quando tu prendi un'ora del tuo tempo nella tua giornata e dici: oggi voglio investirla per il regno, voglio ascoltare una parola del Vangelo per la mia vita, quell'ora che tu sottrai, guarda la logica del mondo: io non ho tempo di farlo perché ho tante cose da fare. Amen. Ascolta, una rivelazione tremenda per Trento, quanti la vogliono? Ogni figlio di Dio sulla terra ha 24 ore al giorno. Anch'io. Ma voglio farti una domanda. Hai mai dedicato una giornata alla causa del regno e ti sei accorto che in quella giornata hai fatto molte, molte, molte più cose di quelle che fai in una giornata normale della tua vita? Quando io viaggio nei weekend e sto fuori un giorno e mezzo, torno e dico: sono stato fuori un giorno e mezzo, ma in questo giorno e mezzo sono accadute tante cose quante non accadono nel resto dei 5 giorni. È il principio di moltiplicazione. Quando tu sottrai qualcosa alla tua vita per la causa del regno di Dio, quella finisce per moltiplicarsi. Tu togli un'ora e la investi in Gesù e ti accorgi che le altre 23 ore si moltiplicano. È un principio e funziona. Questo è il motivo per cui questo miracolo è raccontato in tutti e 4 i Vangeli. Questo è il principio con cui Dio benedice i suoi figli. Questo il mondo ti dice: tieni di più. Il Signore ti dice: perdi di più. Chiunque vorrà perdere la propria vita la troverà, ma chiunque vorrà salvare la sua vita la perderà. E questo è un principio del regno di Dio, è straordinario. Amen. La religione invece ti dice così: dobbiamo mettere tutto nelle mani di Gesù. E io amo queste cose tantissimo. Allora io ho messo tutto in mano di Gesù e io dico: come hai fatto? Sei andato da lui, poi hai preso il tuo lavoro, tuo marito, hai messo tutto in mano a Gesù. Sono cose mistiche. Che cosa vuol dire? Sai quant'è che metti tutto in mano a Gesù? Nel principio di questo, paradossalmente, quando tu dai agli altri. Non quando dici: ho pregato. Ecco perché vi dico: la preghiera è importante, assolutamente sì, ma non far diventare la preghiera quello che non è. Ci sono delle cose che si fanno, non c'è bisogno di pregare. Devo pregare perché possa venire all'incontro. Vieni all'incontro! Prega per me che io possa venire all'incontro. Già, io c'ho tempo da buttare via a pregare per te perché tu venga all'incontro. Vieni all'incontro! Ma c'è quello, quell'altro, chi se ne frega. Se vuoi venire all'incontro, vieni all'incontro. Qualcuno si lamenterà e poi la smetterà. Smettiamo di essere mistici. Amen. Prega per me perché io possa dire: ma e fallo. Amen. Ci sono delle cose che devi fare, no, no, non pregare. Mi state seguendo? Noi a volte facciamo di: ho messo tutto in mano a Gesù. No, no, mettere in mano a Gesù è quando tu dai. E poi ritorni da lui e lui avrà sempre. Io voglio farti immaginare la scena. Loro partono col cofinis, danno i pezzi,
tornano a Gesù e le mani di Gesù sono di nuovo piene di pane. E loro prendono di nuovo pane e poi lo portano via. Poi ritornano e le mani di Gesù, finché loro vogliono, Gesù continua a moltiplicare. Più tu togli, più tu togli, più tu togli, più si moltiplica. È incredibile, questi sono i principi che se tu metti in pratica, vedi l'economia del regno di Dio muoversi nella tua vita. E questo ti farà diventare non mistico, ma spirituale. Vedete, la vera spiritualità coinvolge l'essere umano. Invece il misticismo esclude e lo deresponsabilizza e affina tutto a questo misticismo dove io prego, faccio, brigo, poi vado, prego le mani. Ma che? Non facciamo i folli. Il Signore, lo Spirito Santo ha ispirato la scrittura per farci vedere i principi e in quattro Vangeli questo miracolo c'è. Perché? Perché il Signore vuole essere sicuro che tu impari questo principio. Amen. Vado a chiudere, vai avanti. Quanti ne vollero, non quanti lui ne vollero, quanti ne... Tu puoi davvero credere che il Signore vuole benedirti quanto tu vuoi. Amen. Voglio farvi vedere un'ombra del Vecchio Testamento. Ora abbiamo visto Gesù in carne, adesso vediamo un'ombra di Gesù, che è Giuseppe. Giuseppe è figura di Cristo. Quando i fratelli arrivano da Giuseppe, vi ricordate, lui inizia a giocare un po' con loro, no? Portami Beniamino, poi Simeone se ne va in carcere, poi dov'è vostro padre, poi no, basta, vi metto in galera, comincio a fare... E poi a un certo punto, quando loro ripartono per andare verso Goshen dal padre, è scritto così. Giuseppe diede quest'ordine al suo maggiordomo. Riempi. Sai cosa vuol dire riempi? Fino all'orlo. Riempi i sacchi di questi uomini, sono i suoi fratelli, noi siamo i fratelli di Gesù. Riempi i sacchi di questi uomini. Domanda, se li meritavano? No! Avevano cercato di ucciderlo. Riempi i sacchi di questi uomini di tanti viveri. Leggi con me. Quanti ne possono portare? La domanda è, quanto puoi portare tu? Quanto la tua mente è rinnovata. Amen. Amen. Finché tu continui a pregare, a me basta solo un po' di pace, il Signore continuerà ad amarti, ma vivrai sempre nell'angolo, in viale penuria, angolo via disgrazia. Voglio chiarire, io non credo in quell'eresia che è chiamato il Vangelo della prosperità, che è un'altra porcata, una delle tante porcate che viene dagli Stati Uniti, insieme a tante cose buone ci sono anche tante porcate. Non esiste il Vangelo della prosperità. Il Vangelo della prosperità fa diventare il denaro Dio. Il denaro è a servizio dell'uomo. Ascolta, il denaro non è una cosa cattiva. Anche se molti cristiani sono convinti di sì. Ma la Bibbia dice che il denaro è la radice di ogni male. No, la Bibbia dice che l'amore per il denaro. Non il denaro. Perché senza denaro tu non vivi. Questo ministero senza offerte si ferma domani. E noi viviamo delle offerte vostre. E di quello che possiamo dare noi per portare avanti la causa del Vangelo, ma nel mondo non fai niente senza. Il problema non è quando tu hai denaro, il problema è quando il denaro a te. Amen. E ascolta, puoi averne poco e essere prigioniero lo stesso di quel poco, puoi averne tanto ed essere libero. Però ricordate una cosa, Paolo ai Colossesi dice: fuggite l'avarizia che è idolatria. Ascolta, rifuggi sempre da collaborare con persone che hanno un problema con i soldi. E te lo dico per esperienza. Nel Nuovo Testamento, tutte le persone che hanno avuto problemi con Satana avevano tutte un problema col denaro. Un esempio, Giuda. Giuda aveva un problema con i soldi. Quando vedeva la generosità, diceva, è uno spreco, bisogna darlo ai poveri. Firmato Giuda. Anania e Saffira. Simone il mago,
voleva comprare, vi ricordate? Dove c'è un problema con il denaro, c'è un problema di demoni. Amen. Voglio farti notare una cosa. La prima cosa che Satana ha fatto e che ha detto nella Bibbia è qualcosa che ha a che fare con la generosità. Le prime parole del diavolo all'uomo sono: davvero Dio ha detto di non mangiare di nessun albero del giardino? Il comando di Dio era: mangia liberamente. E Satana viene a cambiare un Dio tirchio. E lì l'uomo e la donna sono caduti. Ricorda questo, Gesù ha detto: dov'è il tuo tesoro? Lì è il tuo cuore. Amen. Sì, libero nei confronti di te, libero. Ascolta, i soldi vengono, i soldi vanno. Ma tieni il tuo cuore libero. Più il tuo cuore è libero, più il Signore potrà benedirti e la tua vita non cambierà. Sarai lo stesso. Paolo dice ai Filippesi: ho imparato a essere nella povertà, ho imparato a essere nell'abbondanza. In tutto io so che io posso ogni cosa. In colui, non nel denaro, in colui che mi fortifica. Amen. E chiudo con questo. Vai avanti. Ci alziamo in piedi. Chiudo con questo. Quando furono saziati, non quando lui disse troppa grazia, quando furono saziati o quando non ne potevano più, quando furono finiti gli otri, quando gli otri furono colmi, quando il sacco dei fratelli di Giuseppe fu pieno, allora la provvigione si fermò. Amen. Disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perde. Perché 12 ceste? Perché loro erano 12. Una cesta per ciascuno. Dio non dimentica il servizio che tu fai per la sua causa. Il Signore sa ricompensare le persone che servono la causa del suo Vangelo. Ci sarà sempre una cesta piena per ogni tuo bisogno. Amen. Insieme a domani facciamo un applauso a Gesù. La matematica nel regno di Dio è diversa che nel mondo. Nel mondo 5 più 2 fa 7. Nel regno di Dio 5 più 2 fa 5.000. Ecco perché non sono mai stato bravo in matematica. Dovevo insegnare queste cose qui. Nel regno di mio padre la matematica funziona in modo diverso. Nel regno umano più dividi e più diventa piccolo. Nel regno di Dio più dividi e più diventa grande. Nel regno umano più sottrai e più manca. Nel regno di Dio più sottrai e più si moltiplica. Nel regno umano 5 più 2 fa 7, mi pare. Nel regno di Dio 5 più 2 fa 5.000. Nel regno umano con più fai di più, con meno fai di meno. Nel regno di Dio con meno fai di più. Amen? Quindi, vediamo se avete imparato il principio. Se tu hai una chiesa piccola, 20 persone, una chiesa di 20.000 persone, qual è più facile da guidare? Quella di 20.000. Questa. Perché dove più hai bisogno, meno ti ho bisogno. Invece nelle chiese piccole ci sono sempre problemi. Funziona esattamente così. Più una chiesa cresce, e più è facile guidarla. Ti siamo chiesto, ma come fanno gli Stati Uniti a guidare chiese di 40.000 persone? Che noi siamo 8 e non ce la faccio a tenerli buoni tutte le notti. Tutti siamo così. Amen? Più cresce, e meno ti ho bisogno di te. Più è piccola e più c'è bisogno. Se non fosse così, con i problemi che ci sono in chiese piccole, con chiese di 50.000 persone ci sarebbe una carneficina, invece no. Perché dove più grande è il bisogno, meno Dio ha bisogno. Ecco perché il Signore disse: con 5 pani e 2 pesci quanti ne ho sfamati? 5.000, e con 7 e pochi pesci 4.000. Ma non avete ancora capito che mio padre con meno fa di più. Ed ecco perché, ascolta qui, Gesù prese il poco e ringraziò Dio. Prendi il poco che hai. Amen.
e ringrazia il Signore. Sii grato per le piccole cose. Sii grato per quel gruppetto di 7-8 fratelli, perché oggi tu ringrazi per quello e un domani vedrai un grande popolo con le mani alzate a lodare il Signore. E ricorda questo, fratelli di Trento. Trento è una terra difficile. Io vengo da una terra difficile. Da me, come si dice, non so così, sa così. Eppure abbiamo visto la grazia di Dio muoversi con molta più facilità che in tante città che erano già più evangelizzate. Perché? Perché dove più è difficile, meno Dio ha bisogno. Qui vedrete cose grandi. Amen. Qui vedrete cose miracolose. Amen. Per Dio è più facile Trento che Los Angeles. Però occorre rinnovare la mente, occorre che queste cose il tuo cervello le digerisca e le faccia diventare materia grigia e materia bianca, e che tu cominci a dire: nella logica del regno di mio padre ho imparato nel weekend a Trento che dove più grande è il bisogno, meno Dio ha bisogno. Tra 4 e 5 mila c'è mille di differenza in più. Gesù l'ha fatto con meno, non è straordinario. Ecco perché non usare il tuo ragionamento, usa la rivelazione della parola di Dio. E quando preghi, alza le mani e di Signore grazie perché ci hai messo in una terra difficile umanamente, ma più facile secondo la logica del regno. Perché qui, dove un concilio riaffermò il potere della religione, qui la grazia riaffermerà il potere della redenzione. Qui, proprio qui, siate onorati al Signore. Se vi è passato nella mente: Signore, ma potevo stare un posto più facile? No! È qui. Ma è sempre questa la logica: dove il peccato abbonda, è sempre lo stesso principio o no? Cioè, dove più è difficile, noi invece ragioniamo così: i risvegli non avvengono perché c'è il peccato. No, i risvegli avvengono proprio dove c'è il peccato. E la logica della religione non lo capisce. No, prima, senti, prima ti devi santificare, poi accade il risveglio. Esattamente il contrario. Perché se tu pensi di poterti santificare, vai nelle opere, disattivi l'azione della grazia, perché lo fai tu. Se lo fai tu, non hai bisogno di me. I risvegli sono scoppiati dove c'erano problemi di alcolismo. Andate a leggere la storia dei risvegli. Avete mai letto il risveglio delle isole Hebridi? Andate su internet, lo trovate. Hebrides Islands Revival. È avvenuto all'inizio del Novecento. Le isole Hebridi erano villaggi di pescatori talmente piccoli che l'unica cosa che facevano era bere. E questo accade spesso anche nei piccoli paesi. C'è nulla da fare. Si dice nei parti, trincafio, poi non la posso continuare in Toscana, però. Beveva alcolizzati. Due donne chiesero una piccola sala. Due donne già di una certa età chiesero una piccola sala in cima al faro. E si misero a pregare. Signore, mando un risveglio su queste isole. Signore, mando un risveglio su queste isole. Dopo qualche settimana che pregavano, raccontarono che quando i pescatori tornavano con le barche e mettevano il piede sull'isola, cadevano sotto la potenza di Dio e venivano liberati dall'alcolismo. La notte presero d'assalto la chiesa urlando al pastore di aprire, perché volevano entrare, confessare i loro peccati e ricevere Cristo come Salvatore. Ci fu un risveglio che è durato anni. E tutti quelli che erano alcolizzati, terroristi, andavano a predicare il Vangelo nelle isole vicine. Questo è quello che Dio fa, dove è più grande il bisogno, per lui è più facile. Dove Gesù ha trovato difficoltà? Dove era più facile? Tra i religiosi che conoscevano la Bibbia. Umanamente, chi già sa la Torah è più avvantaggiato. No, quelli che sapevano più la Torah erano quelli che capivano meno lui. Quelli che invece non conoscevano affatto la Torah, un centurione romano, una donna cananea, dei pescatori, subito ricevevano il Vangelo. Dove più grande il bisogno, meno Dio ha bisogno. Quindi ringrazia il Signore per tutte le situazioni umanamente difficili, perché lì per Dio è più facile e per te ci sarà meno spesa di fatica. Alziamo le mani e diamo gloria a Dio. Amen. Facciamo la gioia del Signore adesso. Amen. Anna, inizia con la preghiera, ti va?
grazie per questo momento così speciale. Grazie Signore Gesù perché tu sei il pane di vita. Grazie Gesù perché tu sei l'agnello immolato per noi. Grazie Gesù per i benefici della croce, per il dono della vita, della risurrezione. Grazie Signore Gesù perché tu sei dentro di noi e tu vai a vivificare tutto ciò che ha bisogno di vivere. Grazie perché noi siamo una sola cosa con te. Tu sei in noi e noi in te. Grazie per questo dono di unità e di amore. Signore Gesù, quanto è bello stare insieme a te, quanto è bello, Signore Gesù, ricevere il dono della risurrezione, il dono della vita, il dono della pace. Signore Gesù, quanto è bello essere consapevoli di quello che tu hai fatto, di unirci al sacrificio dell'altare della croce. Grazie perché sulla croce tu hai preso il nostro posto e ora tutto quello che è tuo è nostro, la tua vita è la nostra e noi siamo eredi di Dio, i tuoi coeredi. Papà, noi teniamo in mano questo vino e questo pane che sono il sangue di Gesù versato una volta per sempre, un sangue che grida cose migliori del sangue di Abele. Noi teniamo in mano questo pane che è il pane di vita, il tuo corpo spezzato al nostro posto e riceviamo la vita, la guarigione, l'abbondanza, riceviamo ogni dono con te, riceviamo la potenza dello Spirito Santo. Papà, apri le nostre orecchie spirituali, il nostro cuore, perché tutto ciò che ancora non abbiamo compreso lo possiamo ricevere in rivelazione in questo momento. E tutto ciò che ancora non è stato guarito fino ad ora, noi dichiariamo in questo momento che lo riceveremo per fede. Alziamo il nostro pane, il nostro vino. Anche da casa, se avete pane e vino, altrimenti prendetelo in fretta. Signore, vogliamo ringraziarti proprio come diceva Anna, per questo pane che è la comunione con il corpo che tu hai offerto per noi 2000 anni fa. E vogliamo benedire questo vino che è la comunione con il sangue che tu hai versato, il sangue vivente, per cancellare via tutti i nostri peccati. 2000 anni fa, Signore, in questa cena vogliamo chiederti una provvigione proprio nell'area economica per noi e per quanti ci stanno seguendo. Signore, rivela profondamente questi principi nella nostra vita. Ti chiediamo, papà, di poter ogni giorno venire con quel piccolo cesto alle tue mani sempre pieno e continuare a ricevere giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno, giorno dopo giorno. Tu sei un Dio che non si stanca di perdonare e sei un Dio che non si stanca di donare. Usaci come canale per benedire gli altri. Che abbiamo imparato, Signore, che proprio nella sottrazione del dare che si moltiplica. Grazie, Signore, per questo weekend, nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen. Grazie Signore. Grazie Signore.
Padre, noi sappiamo che la cena del Signore è il momento più importante per la guarigione nel corpo di Cristo. E noi vogliamo viverla come un tempo anche proprio di guarigione, di restaurazione e di liberazione. Prendiamoci per mano anche da casa, vogliamo unirci come amici, come fratelli, in questo Kairos, in questo tempo prezioso che lo Spirito Santo ha preparato per noi. Il Signore ha pensato la cena del Signore come un momento in cui riprendere forze fisiche. C'è un salmo che dice, un salmo che parla della Pasqua, che dopo che Israele aveva mangiato l'agnello, in Esodo 12, uscirono dall'Egitto, erano probabilmente 2 milioni di persone. La Bibbia dice nessuno di loro era debole. 2 milioni di persone, solo perché avevano mangiato l'agnello che era l'ombra. Quello che noi abbiamo mangiato è la comunione con la sostanza. Se l'ombra rese in mezzo a un deserto, con le provviste che stavano sotto il sole, con il rischio della dissenteria, un popolo forte, dove dice nessuno vacillò nelle sue gambe, mangiavano cibo che stava sotto il sole, non avevano l'iglu portatile. Immaginati cibo sotto il sole del deserto per giorni e giorni e giorni, mangiavano quello perché non c'era l'Eurospin. Umanamente dissenteria, umanamente il colera sarebbe scoppiato, nessuno di loro si è ammalato. Perché? Perché avevano mangiato l'agnello tutto intero, con l'interiora, con la testa, con le zampe, il Figlio di Dio, tutto intero, il lavoro di Cristo finito, completo. Perché l'interiora? Vi siete mai chiesto perché l'interiora? Perché mangiare il cibo sotto il sole provocava dissenteria. Mangiarono l'interiore dell'agnello, i loro organi, il loro interiore rimasero sani. Wow, in Gesù c'è non solo guarigione, ma c'è salute, c'è forza soprannaturale. Questo è il momento nella cena del Signore in cui vogliamo appropriarcela. Amen. Vogliamo pregare anche gli uni per gli altri, ministrare, pregare anche per le persone che ci seguono da casa e aspettarci cose meravigliose in questo giorno. Se qualcuno vuole che preghiamo, puoi venire avanti, vogliamo pregare gli uni per gli altri in questa cena, permettere allo Spirito Santo di compiere ancora meraviglie.